Ciao! Oggi vi presentiamo delle simpatiche apine di riciclo creativo. Una dolce idea per la primavera o un laboratorio di scienze. Siete pronti a lavorare? Il materiale per questo tutorial sono: bussolotto dell'ovetto Kinder, due pezzi di pannolince a forma di goccia o cartoncino, pennarello indelebile nero, mezze sfere adesive, scovolino nero, vino nero o va bene anche lana, colla, forbici. Iniziamo con mettere un pochino di colla sul bussolotto e avvolgere il filo o la lana nera. Faremo la stessa cosa più in basso per creare le strisce della pina, tagliando ovviamente il filo in eccesso. Adesso con lo scovolino nero creiamo le antenne della nostra pina e sempre con la colla le attaccheremo sulla sommità. E allo stesso modo le due ali, una a destra e l'altra a sinistra. E via gli occhi, stacchiamo due mezze sfere adesive e le incolliamo. Faremo le pupille col pennarello indelebile, la bocca e il viso. Dopodiché creeremo il pungiglione sempre con un pezzetto di scovolino nero, ripiegato e incollato. E via a ronzare. Se ti è piaciuto, lascia un like. Ci trovi su Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest. Iscriviti ai nostri canali. È stato un lavoro semplice e divertente, vero?